sul divano di Vieni Avanti Provino, Edoardo Ripoli. Torna, sì. Come stai? Bene. Ti vedo bene. Anch'io ti vedo molto bene, in tutti i sensi. Grazie, abbigliamento, sempre, mi piace come invitare Edoardo perché è sempre pieno di complimenti. Noi anziani facciamo sempre complimenti agli anziani. Allora, a proposito di esperienza però, sì. Essendo tu un attore di teatro serio, sì. Vero, e qui noi parliamo anche di provini e quindi di persone che iniziano adesso, secondo me l'addizione è una delle cose più importanti. Davvero? Per chi vuol fare questo mestiere. Tu che ne pensi? Penso di sì, anche perché altrimenti senza addizione uno fa sentire prima l'inflessione di provenienza. Ah, sì. E senza addizione poi il linguaggio proprio scivola malissimo. Io temo un giorno che faranno vedere anche il mio primo provino dove parlo in un modo... Sì. Non so veramente come hanno fatto a prendermi, ecco, veramente delinquenti. Vabbè. Chi mi ha preso, perché dai, io penso ancora di avere tanto da imparare. Facciamo un brevissimo esercizio, sì. Di edizione, pronunciami la S, tipo dimmi il sole. Il sole. Brava. Detto bene? Perché il sole, no il sole. Ah, il sole. No, il sole, il salmastro, il succo, il solco, il sale. Il sole, il salmastro, il silicone, il succo, il solto, il silicone. Perché è tutto da il s. Non il dire s. Il silicone, no, ma io sono strato, guardavo il s, capito? Senti Serena, se la serva che ti serve non ti serve, a che serve che ti servi di una serva che non serve? Serviti di una serva che ti serve, lascia che la serva che non serve serva che si serve di una serva che non serve. Infatti. D'accordo, esatto. Anche lei? Sì, sono sì. Molto d'accordo. Non sarei mai in grado. Adesso, guarda, facciamo una cosa. Ci guardiamo un provino. Sì, siccome sei tornato a trovarci dopo le mie suppliche, te lo faccio scegliere. Volentieri. Di quelle che hai visto, c'è una che ti ha colpito in particolar modo? Ma delle volte che sono stato ospite qui, quella signora, non so i nomi, non so i nomi, esatto. Quella signora bionda, abbastanza prestante, sì. Che assomiglia, che parlava in... Emilio Romagnolo. Ma sai che sei fortunato perché lei, oltre ad essere una comica, è anche un'imitatrice. Ah sì? Imitatrice, sentite come te l'ho detto, c'è. Indizione. C'è. No, imitatrice. No, imitatrice. C'è. E quindi adesso ce la guardiamo. Vieni avanti, Provino. Ok. Quello è sardo. Maria Cristina Micheli. Oddio, come sei carina! Io sono una donna così dolce, ma così dolce che soltanto a guardarmi viene il diabete! E poi ho un cuore così grande! Il prodotto in questione è tutto dei prodotti, logicamente! Sono gli unici prodotti alimenti! Come prodotti naturali! Potenziati però perché? In questo modo la possibilità al vostro corpo di potersene scegliere in maniera fatta senza lasciare alcuna traccia. D'accordo? Hai le brache che scoppiano e quando mai te ne vai la signora è da cuocere, uomini sempre addosso, avanti ma tipi tipi ti, dove fai? Tipi tipi ti, dove sei? Mi piace un sacco. Un applauso, lo facciamo. Ma poi così a ruota libera una dopo sì, l'altra, sì. Cioè, capito? Bravissima. Proprio brava. Spigliatissima, i provini non è facile essere così spigliati. Beh sì, i provini sono un lo scrutinatore momento. Vede sempre che nel provinante c'è quel... Quindi fa sempre la tara, tiene sempre sì. Conto dell'emozione. La dovrebbe fare la tara in realtà, non so se tutti la fanno. Ma pensa di sì, altrimenti... Insomma. Beh, speriamo. Senti, vorrei Gino Sese su questo divano. Gino Sese, va bene. Perché lo diciamo ancora una volta, siamo in vacanza, quindi abbiamo potuto invitare sì, questo sì. Studente, giusto Gino Sese? Entra Sese sempre, i bambini fanno... Aio, c'è Michael Jackson. Ecco. Studente livornese. Livornese, perché c'è un compagno di banco... Kevin Menicali, che è tremendo, sì, con lei, tremendo, alla livornese. Giorni fa il professore ha detto, Kevin, scusa, ma te ti gratti la testa senza levarti il cappello? E Kevin ti risponde, scusi, perché lei quando si gratta la si dà i pantaloni? Beh, sulla scuola che dice il babbo, aspetta. Ma il babbo sente sulla scuola, ma ha sempre detto, Gino, dai retta a babbo, un consiglio vero, Gino, arriva almeno fino alla terza media. Quando poi sei lì,
domandi. No, ma come? Non è possibile che un babbo dia questi consigli. Un babbo dà questi consigli, ma ragazzi. Com'è invece quella della vecchietta che chiede indicazioni sempre al tuo babbo? La vecchietta dice, sì, giovane scusi, babbo da fare che mi aspettava dalla scuola, impaziente, dice, giovane scusi, ma per andare al cimitero che autobus devo pigliare? Mi fa, uno qualsiasi, basta e ci vada sotto. Ecco, ma la mamma invece in tutto questo? La mia mamma, guarda, è una donna premurosissima, sì, guarda, giorni fa sono arrivato, mamma, cosa c'è, dimmi, mamma, il dottore ha detto che devo smettere di giocare a pallone. Cioè, ma perché? Ti ha trovato qualcosa? No, mi ha visto Joa. Va bene, grazie a Gino Sesta di essere ora me lo posso levare. Sì, adesso te lo puoi levare. Ancora ovviamente ringraziamo Edoardo Ripoli. Grazie. Noi cerchiamo, vedi, in questa trasmissione, a parte di far due risate, che quelle secondo me vanno sempre bene, di far capire che poi dietro un Gino Sese, dietro un Salvatore, c'è anche tanto lavoro, perché un personaggio così non è che nasce dall'oggi al domani. No, sono personaggi che ho proprio tratto per la Vega Star, per entrare un po' come cavalettista. Proprio su commissione anche. Su commissione. Gino sì, ma Gino mi ha dato servizio anche perché Gino è proprio livornese, per cui Gino mi ha fatto ritornare proprio al mio ambiente, che è la scuola, i miei trascorsi, quindi poi a Livorno questi personaggi tipo Kevin Minicalli sono sempre esistiti. Ma qual è il personaggio che avresti tanto voluto inventare e che invece hanno inventato altri? Io avrei proprio amato tantissimo fare il Mago Forrest. Mago Forrest, cioè questi che fanno giochi di prestigio ma riescono in ogni gioco a farci la battuta. Io facevo il mago, se posso farlo velocemente, con la scorta del mio gruppo, facevo il mago, era il mio pezzo forte, che dicevo, ecco, oggi il toro entra nella Vergine. Beato lui, eh? Poi dicevo, attenzione, domani anche Giove entra nella Vergine, al toro potrebbero girare i pianeti. Bellino però, facevi l'oroscopo, guarda, cioè, manca, siccome manca l'oroscopo qui a TVL. Come il cancro, come il cancro? Cancro, dice, se avete tempo uscite a fare quattro passi perché il quinto non lo farete mai. No, bruttissimo, questo è triste. Va bene. Ma funzionava. Non lo so se Luigi Bardelli, mio direttore, ti prenderà a fare l'oroscopo a TVL, comunque il provino noi te lo abbiamo fatto. Grazie Edoardo Ripoli, alla prossima. Ciao.